Bentornati ragazzi! In questa guida andrò a mostrarvi come installare facilmente la Google Camera sui vostri smartphone Android. L'app che andrò a consigliarvi troverà immediatamente la versione più adatta al vostro device. Inoltre concluderò il video mostrandovi un confronto tra gli scatti della fotocamera di base dello Xiaomi Mi 9T Pro e quelli fatti con la Google Camera. Siete pronti? Sigla! Iniziamo subito, ragazzi. Andiamo a scaricare Gigameter dal Play Store o dal link in descrizione. Una volta installata l'app, andiamo ad aprirla e scopriremo subito se il nostro dispositivo è supportato, in quanto Gigameter andrà a fare subito una rapida analisi. E se la Google Cam è compatibile con il nostro device, comparirà Enabled. In caso di esito positivo, siamo pronti per andare nella schermata successiva, che è quella di Device Info, dove l'app vi dirà il modello del vostro smartphone. E se fosse quello, dovremo cliccare solo su Installa per avere la Google Cam sul nostro smartphone. Nella terza schermata in basso, invece, avremo una lista di tutti gli smartphone compatibili con la Google Cam. È una lista sempre in continua espansione. Perciò, se il nostro smartphone non fosse lì al momento, potremmo tornare in futuro a controllare. Quindi, da come state notando, quest'app è davvero una comodità unica. Ma passiamo all'ultima parte del video, dove confronteremo gli scatti fatti con la camera di stock rispetto a quelli con la Google Camera che posizionerò a destra. Possono sembrare simili, ma le foto fatte con la Google Camera sono più definite. E anche andandole a zoomare, vedrete che i dettagli difficilmente si perderanno. Notate per esempio il cofano della macchina grigia. Invece, andando a zoomare una foto scattata con la modalità notturna dello smartphone, vedrete che il cofano della macchina grigia presenterà il noto rumore fotografico. Anche i ricci di questi capelli rossi sono più delineati e più distinguibili tra loro. Mentre scattando i ricci con la fotocamera classica dello smartphone, essi sembrano più ammucchiati tra di loro. E con questo è tutto, spero che questa guida vi sia stata utile e continuate a seguirmi perché nei prossimi video vi mostrerò tutte le funzionalità della Google Camera. Alla prossima!